could do it! Cortex strikes back! E rieccoci qui con nuovo con il nostro amato e unico Crash Bandicoot! Ok. Allora. Amico, mi pare che posso... Ma voglio vedere una cosa, ma mi pare che posso recuperare le gemme. Ah, che ho fatto? Ho sbagliato, no? No, l'ho affrontato una volta e mi è bastato. Ecco. Ho sbagliato ingresso, era questo. Non mi ricordo se qua si potenziava il personaggio oppure no. Vabbè. Vabbè. Però... Se non distruggo pure quell'altra cassa non posso. Vabbè.
E vabbè, facciamo così, mo continuerò un po' avanti con la storia, poi vedrò un po', che mi ricordo che in questo secondo e terzo capitolo si poteva potenziare un po' il personaggio. Qui possiamo anche mettere la nostra cara Coco che ci può dare una mano. Allora, da dove iniziamo? Recuperiamo la gemma verde. Mi hanno dimenticato che questi qua affondano a un certo punto.
Ecco fatto. Hopla. Questa è una gemma verde, non l'ho recuperata. Ricordo che si recuperavano doppia gemma qua. Ah, non c'è tutto finto, mannaggia, me l'ho dimenticato sta. Non mi ricordo in che parte, mi pare che fosse nella stanza dove sta. Qua, proprio qui nella stanza della nitro. Più a fondo.
Vabbè. Madonna, ma non riesco più a passare, mi? Qual era l'oggetto speciale? Non mi ricordo. Fammi vedere una cosa. Fammi una cosa, sennò devo ricominciare da capo. Allora devo tornare indietro, avevo ragione io. Forse se meglio ricomincio. Sennò perdo solo vite inutilmente. Ora mi ricordavo dove stava.
Visto? Ecco qua, ma devo tornare indietro.
Eccoci qua. Crash Crash. Adesso Crash Crash. Miseria. Oh, che ho fatto? Usata dall'altra parte. Vabbè. Ah, del bonus sì.
mi pare che devo... No, devo... se non potenzio il personaggio non posso saltare. Vabbè. Ecco fatto. Dal cinghiesimo è passato allo strutto polare. Ho preso la cassa. Vabbè. No, la cassa no! E mi sono fatto un ghiacciolo. E mi sono... vabbè. Game over. E beh, adesso è introduzione quando vediamo l'alter ego del nostro paparino. Vabbè ragazzi, penso che mo prendo una piccola pausa perché voglio mangiarmi prima qualcosa e forse dopo riprendo a fare live. Ok. Ci si becca probabilmente dopo. Un bacione forte. E buon sabato sera.